e che teatro è presentato da Il Pubblico Generoso, Union Gas e Luce, Marican, Picano Rent, Istituto Le Mascotte, La Fiammante, Studio Dentistico Di Caprio, Iovine Mogusto. No, non facciamo questa cosa che è l'ultima puntata, non facciamo quei banali. No, non le facciamo questo. No, e tu sei, eccolo qua, fa tanto bu e poi, oltre quello come fa... È un tenerone. Un tenerone, che si taglia con un grissino. Ma è così, ragazzi, è l'ultima puntata, È l'ultima puntata. Allergia, Ma no, non ci pensiamo, è l'ultima puntata di un viaggio bellissimo. Tutte le cose belle finiscono sempre. Lo so. Ma per ogni fine c'è un nuovo inizio. E questo lo staremo a vedere, lo vedremo in futuro. Le massime della vetrina. Nel frattempo però c'è un nuovo inizio di questa puntata. Voglio dire, nell'eventualità dovessimo rifarlo il programma. Chiaramente... Ah, sì, c'è un ricambio. No, qua nessuno è indispensabile. Per carità, è indispensabile, sai che cosa? Questo il pubblico nostro è indispensabile. Esatto, ecco. È il telecomando. Vai Petrella, va a te, l'onore per l'ultima, vai. Fantastico, punto là, io non l'ho mai fatto. E che teatro! Via! È andato? Sì, è andato. Dal Teatro Lendi, in collaborazione con Televomero. E che teatro? Mi raccomando, non fate assembramenti. Quante volte hai pensato di star chiuso in gabbia? Quelle volte che hai detto sento sono rabbia. Troppe volte pure la voglia di gridare prende se ne va. E non resta che girare a poco. Siamo quasi liberi, eh? Ah, ma sì! Quasi liberi. Ma ragazzi, ma voi ci pensate che ormai. Quando abbiamo cominciato il programma era tutto chiuso? Era zona rossa, era coprifuoco, poi dopo abbiamo varie fasi. Brave, perché noi abbiamo dato il là, perché noi abbiamo occupato questo teatro e abbiamo detto con questo teatro noi adesso daremo la speranza e la positività per continuare e riaprire le attività. E così è stato, perché ci avviamo alla zona bianca, vai giù. Zona bianca. Zona bianca. Io quello che sai che cosa spero adesso, questa è l'ultima puntata di questo programma, però poi spero magari, a più presto magari che questo spettacolo possa essere visto live. Anche live. Certo. E così possiamo incontrare il nostro fantastico pubblico. Finalmente, che ci ha voluto grazie a tutti. Grazie a tutti. Petrella, questa è una serata particolare. È l'ultima puntata. Soprattutto per Claudia. Che è l'ultima puntata. Saluti, no? Anche tu. Come tutti, poi torno, no? Ma soprattutto è l'ultima puntata. Ci presenti in una maniera, diciamo. Mi presento come tutte le altre volte. Cioè, non ci hai mai presentato?
No, vi ho sempre presentato, vi presento come tutte le altre volte. Cioè? E tutte le volte ci avete presentate sempre in un modo diverso. Appunto. Vediamo. È l'ultima puntata. È davvero finita? Quando è finita? No. La presentatrice avanza, lenta, il terrore negli occhi dei due conduttori, che vorrebbero solo annunci l'inizio del programma. Ma so fede! E posso essere anche intelligente se voglio. Sono così tante le cose che posso fare che non è proprio il caso stia qui a pensarci su. Ma Dio solo sa quanto io voglia imparare. Comunque, Napoli è un teatro antico sempre aperto. Abbiamo avuto un successo straordinario! Se puoi sognarlo, puoi farlo. Quindi, benvenuti a Che Teatro, dove tutto è finto e nulla è falso. Egregiamente condotto da Alan De Luca e Lino D'Angiò. E se la conduttrice la volete brava e bella, che artista, che meraviglia, è la Petrella. Perché siamo quelli là, tra palco e realtà. Le ho fatte tutte. Ma c'è anche la musica di Dixie, maledetto topestro. Era un cartoon è diventato. Come allegra, come? Non avrà l'agnura. La sua c'era. Non ce l'avrà. Certo. La vedi allegra. Lo so, ma mica tutte le gnure poi sono. Ma agnure. Non tutte le gnure riescono col buco. No, ma ci vuole. Ma agnure è una parola che deriva da ignorante. Agnore sapeva tutto. Sapeva fatto tutto quanto. È vero. Sapeva che esce la sera, la notte, non ritorna. Sì, sì. Se tu stai gli nei sord, oppure gli nei corna. Agnore parla sempre, pure quando sta zitto. E se tu fai uno sbaglio, dice, l'aveva ritta. Io non volesse soldi, né certo né salute. No. Non sai che avesse dato. Ma viene agnora muto. Forse ha già esagerato. Eh sì, perché no. Sono un po' nervoso. Lo so. Lo sai, agnora tu è tutta un'altra cosa. Sicuro tu hai ragione, di ogni erba ho fatto un fascio. Ma pure tu hai pensato, agnò, ti tassa bascio. Cocco bello! Volete? Anche all'ultima puntata non ne sbaglia una, eh? Costui. Mangia l'agnone. E vogliamo vedere invece. Io mangi alla nostra città fatti dal. Dalla nostra maschera. Guardatela, sul piedistallo. L'abbiamo messa su un piedistallo, l'abbiamo visto. Guardatela. Insieme al suo piscione, lì. Il maestro piscione. Inquadriamo il piscione. Il piscione sa. Non è quello. Ma è lui. Può essere fraintendibile. No, quello non è piscione. Questo. Abbiamo inquadrato qua l'ultima puntata la regia la voce parla la cosa la regia Gabriele Falvo Pier Macchier che cosa ci vai a ascoltare? TikTok ma che TikTok? Questo è il titolo? No. E qual è? È finita. Laureato mio fratello si è laureato, bene, ingegnere informatico, è geniale, è simpatico, ottimo, ha trovato lavoro, no, partne bastimenta, per terra d'Inghilterra, e mo, lave piatte per terra, Alle volte vedi geniali, studiosi, laureati, ma poi fine, vedi si trovano magari a fare dei lavori molto. Mi sento una cosa a rete. Ah, sei tu? Mi sentivo tic a rete. Morena, la nostra turista. La nostra turista fino alla fine, queste fotografie, fino alla fine brusata. Brusata, e che ne sai? Aspetta che io inizio a parlare, poi dopo dici addito una cassata. Non brigare, fine, dai, dove sei stata? A Rione Sanità. Rione Sanità. Rione. Ok, benissimo. Il cuore di Napoli, la sanità. Bravo, benissimo. E che cosa hai visto? Là ci sono tantissime cose. Ho fatto foto du ponti. Il ponte della sanità. Sì, guarda. Dove il ponte della sanità? A Chio. Ponte. Bello, antichissimo. E poi che altro hai visto? Il Palazzo Spagnolo. Oh, bello, il Palazzo dello Spagnolo, la sanità, sì. Bellissimo. Questo qua, tanti film hanno fatto, palazzo straordinario, particolare. E beh, che cosa hai imparato? Mi hanno detto che è molto problematico questo periodo, né? Perché giustamente è stato fatto per questo. Che cosa? Il ponte, tá tutte le persone sopra il ponte che si devono vaccinare e entrano in un palazzo là per vaccinarsi. Perché?
Io in sanità è fatto per che cosa? Che cosa? De Luca l'ha fatto come la più grande posto, più grande logo, no, in cui tutti quanti si possono vaccinare. E sta facendo un sacco di fila, no, con un ponte, aspetta, fra poco cazzo. Allora, è una cosa antica. Non mi dare anche questo merito, abbiamo fatto tantissime cose. La voce è simile, uguale, esatto, guarda. Però non è che la Regione Sanità è diventato un luogo per fare le vaccinazioni, capito? No, ma chi dai? No, ma chi dai? Ma come te l'avevo detto là davanti, un cipo che mi voleva fare la questa vaccina. È la volta che il Colella ci viene un pante. Anatema! Ecco, vogliamo ripetere insieme tutti quanti? Anatema! Eccolo. Beh, qua. Secondo lei quindi il quartiere sanità, perché il Ministero della Sanità ci ha fatto, non ci azzecca niente, ovviamente. Bravo. Il toponimo fa riferimento all'aria incontaminata, alla salubrità del luogo, che fin dal 500 era il luogo più pulito, più sano di Napoli. Per questo motivo il quartiere si chiamò Sanità. E ancora oggi è un quartiere straordinario, quindi non ci azzecca niente, i vaccini e tutte le cose che le hanno spiegato. Povera Morena, per 20 puntate. Sì. È stata veramente presa in giro da una guida inadeguata. Naturalmente il quartiere Sanità è ancora oggi un quartiere eccezionale, composto dalle chiese barocche e case fatiscenti, palazzi nobiliari straordinari e bassi diluti. Un quartiere che ha ispirato il fiorfiore di artisti. Come voglio citare uno solo, voglio dire, Edoardo De Filippo, giusto per dirne qualcuno, col sindaco di Regione Sanità. Stuoli di registi. Parliamo di Roberto Rossellini, di Vittorio De Sica, che hanno girato alla Sanità. Però se c'è un nome, se c'è un nome che identifica definitivamente il quartiere Sanità, questo non può essere che il nome del principe della risata, del principe Antonio De Curtis, in arte Totò. Ovviamente. Esatto. E ci tengo a dirlo, sono anni che aspettiamo questo famosissimo museo che sta sempre per essere... Perché professor, la casa di Totò... Era proprio nella Sanità. A via Santa Maria Antesecula. Totò c'è nato alla Sanità e in qualche modo, dovete sapere, dove c'è la casa nativa e in qualche modo c'è anche morto. Ora c'è una lapide, sto lì, vedi. Ora voi direte, ma Totò è morto a Roma. Sì, quel 15 aprile 1967, quando morì Totò, non stava tanto bene Totò. Quel giorno tornava a casa e disse al suo autista Cafiero, stasera mi sento una vera schifezza, ho provato a dirlo alla Totò. Quella notte ebbe un infarto e morì. Ma lui ebbe tre funerali, da grandissimo. Sì, il primo lo ebbe a Parioli, il quartiere dove abitava. Ma Napoli pretese i funerali, ovviamente, cittadini. A questo punto la salma fu portata qualche giorno dopo, dove? Alla chiesa del Carmine, dove c'era Mario Castellano, Liliana De Curtis, Franca Faldini, e davanti a loro Nino Taranto pronunciò la famosa orazione funebre, Totò. Hai fatto il tuo ultimo esaurito, frase che rimase storica. Ma a quel secondo funerale c'era Nasi Khan, al secolo Luigi Campolungo, famosissimo boss della Sanità, un sindaco del quartiere Sanità, quale chiama la Faldini e la Liliana e dice: signori miei, Totò è un figlio della Sanità e alla Sanità deve essere celebrato. Ma i funerali sono stati già fatti, li faremo al 30°. E fu così che dopo 30 giorni Luigi Campolongo, Nasi Khan, organizzò alla Chiesa della Sanità, alla Chiesa Romunacona, un grandissimo funerale. Ovviamente Totò era già stato tumulato, ma lui volette a bara. Ci deve stare la bara, sennò che funerale è? La bara ovviamente era vuota, ma quella bara trasportata a spalle dalla Chiesa della Sanità a via Santa Maria Antesecola dimostrò definitivamente che il principe, il re del quartiere Sanità, è Totò. Bellissimo, che storia! Che storia straordinaria, capito? Tre funerali. Tre Totò funerali. Ebbe tre funerali. Chi è? Attenzione. Ma paura? Ma che è? No. Ma chi è? Ma guarda là. No. Chi è? Parola d'ordine. Vicenza, mi pata a me. Umarò. Ma prego. Ma che è? Io comunque mi faccio pipiccio, dove vado io faccio massiccio. E così per un puro capriccio, ciccio al siccio mi sento chiamare. Ma sono piroccio, sono meglio un papoccio, amore del ciccio mi sento chiamare. Sato a caccio, vieni barcaccio, nulla di cruccio, faccio a milare. Ciccio qua, ciccio là, ciccio l'arma e pacca là. So belle, sono ricche, le donne le scacci. Quando le vedi ritorno lo straccio, ciccio al siccio, ma lo trima, se figli di carmi sarà a chiamare.
con dei borracci, così bella di corpo e di faccia, che sollevi il mio cuore e sollacci, quasi folle mi guardi la faccia, e so certo questo mi sfaccia, perché tutti i giorni mi fa consumare, marito mi ingoccia, mi rompe la boccia, finite capricci mi starò a chiamare, lei mi chiama Don Ciccio, sì, ci facciamo pasticci, fai morire, ciccio qua, ciccio là, non mi baccala. Sono belle e sono ricche, le donne le scacce, quando le vedi ritorno uno straccio, ciccio al ciccio, pallotto lì ma, si figlia di ca, 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 non mi starò a chiamare. Bravo! Bravo! Bella! Porca miseria! Lui si chiama Umberto Del Prete ed è, credo, forse il miglior Totò che si veda in giro. Vabbè, però non lo vedo. Totò ce n'è! Beh, certo, è unico, unico. Certo. Però io sono uno, che lo uno dei tanti che ovviamente cerca di ricordare quella che era l'arte del grande Totò. E lo fai benissimo. Facciamo una cosa, mi dai un po' di batteria a tempo che se ne esce così il nostro Totò? Umberto Del Prete, bravissimo. Bravo. Bravo, bravissimo, cazzo, bravo. Bravo, veramente. Chi? Ancora, una pressa, no. È l'ultima puntata. Mo ci vengono a trovare tutti gli amici, capito? Chi è? Parola d'ordine? Vincenzo, me pata a me. L'ha detto. Chi sarà? Prego, può entrare. Vedo anche già con la chitarra. Armato. Oh, armato. Ecco. Oh, Tartaglia. Tartaglia Neuro. Grande Tartaglia. Ciao, come stai? Allora, uno dei nuovi giovani artisti napoletani che sta facendo veramente tanti proseliti, tanti ma lui, fan. Tanti, ragazzi, ma veramente a Napoli abbiamo una serie di cantautori, musicisti, veramente, veramente molto bravi. Sì, anche io sono d'accordo. Non... Però mi devi spiegare Aneuro, come nasce. Aneuro viene da un gioco di parole, io sono puteolano, diciamo. Ah, noi abbiamo un rappresentante, diciamo, comico di questo. Aneuro. Aneuro. Però, il gioco di parole viene dal puteolano, ce lo siamo inventati un po' di anni fa e recita così: Stunga Neuro, fora Neuro, senza Neuro, a Neuro. Bellissimo. Traduzione, posso? Sì, certo. Sto da un'ora fuori la Neuro, senza un euro nudo. Che dovrebbe essere Annaura. È un po' come per la via di Pavia Pavia. Pavia Pavia Pavia. Pavo tu però. Bravissimo. È bello, quindi abbiamo capito, vedi che ce pensavamo. Pensavamo all'euro, pensavamo alla Neuro. No, in realtà sono tutte le cose insieme perché per fai figli, no, è Androcchio. Quando ci fanno le domande noi dobbiamo rispondere no, perché interpreta la nostra personalità. Cioè stiamo da un'ora, quindi siamo pazienti, attendiamo. Certo. Fuori la Neuro, quindi tendenzialmente folli. Senza Neuro, vabbè, si parla da solo. E a Neuro perché ci piace essere il più sinceri possibile. Che bello. Allora, noi siamo orgogliosi veramente di aver avuto in questa trasmissione, oltre a nomi celebri, nomi popolari, anche tantissimi giovani che sono conosciuti, ma che magari ancora non hanno questa grandissima visibilità, che noi siamo una nel fascia nostro totalmente diversa. Io vi ringrazio. Senti, Andrea, perché io ti chiami Andrea. Pezzi, io quando poi ho saputo che venivi, no? È chiaro, poi cominci a ascoltare un po' di brani. E devo dire, cioè tu avevo difficoltà nel chiederti magari quale mi piacerebbe. Perché poi tra l'altro lui passa da un napoletano al rap, eccetera, poi improvvisamente ho sentito un pezzo bellissimo in inglese fatto a pianoforte, sì. È molto strano. Tu sei un musicista che suona pianoforte, chitarra, anche il flauto. Sì, anche il digeridoo quello fa. È un artista veramente completo, però tra i tanti pezzi poi siamo sentiti e abbiamo scelto di ascoltare questo Oltre. Che bellissimo. Trovo veramente notevole. Ringrazio. E che anche i ragazzi hanno apprezzato moltissimo. E ti accompagneranno, quindi sarai accompagnato dagli Autobus. Prima qui sul palco. Poi dopo. Paolo Forlini ha detto che mi accompagna lui. E quindi siamo a posto. E quindi noi non vediamo l'ora di ascoltare Tartaglia Neuro. Con la presentatrice nostra. È d'obbligo fino all'ultima puntata. Tartaglia Neuro Oltre. Grazie. Grazie a voi. Thank you.
La paura del futuro fa sfuggire il presente. Sognare lo forma con te. Immaginarsi il nuovo lo si può solo inventare, crearlo da sé. Ma quante volte sei tu stesso a bloccarti o scegli dei percorsi già battuti da altri? Ma se guardi verso l'oltre, rinnovi la fonte e scopri i colori di un nuovo orizzonte. Oltre la ragione, oltre l'inibizione, oltre il pregiudizio, oltre questa informazione, oltre i margini, fiumi contro gli argini, oltre il tuo vissuto, oltre ciò che immagini. Superi il possesso, condivisione, oltre l'ignoto, rivelazione. Non è lontano ma oltre lo vedi, sei molto di più di quello che credi. Rovira la gattina innanzi all'occhio come si fa, che c'è sta ancora a cercare, non c'è grida, che mi giova un corpo tutta quella che sta. Sulla si umbara a guardare, non lo vira, si c'è grida, non lo vira, si c'è grida, non lo vira, si c'è grida, non lo vira, si c'è grida. Più tempo ad osservare, più tempo a percepire, fermarsi ad ascoltare la vita che descrive, di meno a ricordare, più nel volerne uscire, ti ricordi quando soffianta il divenire. Più tempo ad osservare, più tempo a percepire, fermarsi ad ascoltare la vita che descrive, e ne buttiamo troppo di tempo, lo vedi, quando è il solo bene che realmente possiedi. Sa c'è raggia ia, già vere come arrivava, che strada poi nascia, sa matisa da fasa, da ipa campa. Saggiarogiai che sa da ipa camba, saggiarogiai a giavare come arrivava, che strada per nascia sabati sa da pazza da ipa camba. Saggiarogiai che sa da ipa, non vira, che la gattina innanzi all'occhio come si fa, che c'è sta ancora a cercare, non c'è grida, che mi chiove un corpo tutto quello che sta. Sulla si umbara a guardare, non ho vira, si incegrira, 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 non ho vira, e la gattina innanzi all'occhio come si fa. Stanno a cercare, non c'è grida, la chiova un corpo tutta quella che sta. Sulla si umbara a guardare, cavato sambo, mi tocca un baglia, 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 cavato sambo. Mi tocca un bagliaco, vado sambo, 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 mi tocca un bagliaco, vado sambo. Grazie mille. Lavoro. Che brividi! Grazie. Brividi, veramente un pezzo straordinario. Grazie mille. Tartaglia a euro. Grazie mille, complimenti. No, stati con noi, okay. Noi chiamiamo la pubblicità. Ricordatevi questo nome quando finalmente adesso quest'estate ci saranno i nuovi concerti e si sarà di nuovo da rappresentare la musica fatta bene. Quando leggete Tartaglia a euro, correte, correte subito perché qualità altissima. Complimenti, ragazzi. Posso fare un applauso alla band che mi ha sempre con piacere appoggiato. Per noi. Sempre con piacere. A te. Tartaglia euro, ci vediamo tra poco. Liberi, 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 liberi. E che teatro? Lo studio dentistico della dottoressa Di Caprio offre le più avanzate tecnologie e conoscenze per la cura dentale. Cura della parodontite con laser a diodi e protocolli personalizzati.
Diagnosi radiografica tridimensionale. Gestione dell'ansia e della paura del dentista con la sedazione cosciente. Impronta dentale digitale senza uso di materiali plastici. Studio dentistico Di Caprio. Nuova vita al tuo sorriso. A Napoli in via Scarlatti 44. A Casavatore in via Locatelli 73. Istituto Le Mascotte. Un'oasi inaspettata dove ogni angolo rivela una sorpresa. Ogni ambiente è curato nei dettagli, in continua evoluzione. Formazione e innovazione, professionalità e attenzione fanno sì che i bambini crescano in un mondo bello, curato e sorridente. Istituto Le Mascotte. Via Pasquale Iannello 64, Fratta Maggiore, Napoli. Le Mascotte, la scuola che vuoi. Con Union Gas e Luce è tutto più semplice. Con la nuova app gestisci comodamente la fornitura energetica di casa, controlli i tuoi consumi e trovi i centri di assistenza più vicini a te. Con un servizio clienti al tuo fianco e più di 80 centri di assistenza, è tutto più semplice. Paghi le tue bollette senza attese e scopri tutti i servizi riservati ai clienti Union. Con Union Gas e Luce è tutto più semplice. Cerchi un modo semplice, sicuro ed economico per noleggiare un'auto? C'è Picano Rent, la piattaforma ideale per il noleggio a lungo termine di auto, moto e furgoni, per aziende e privati. Il tuo noleggio con anticipo zero, RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale e auto sostitutiva. Visita il nostro sito picanorent.it e scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze. Picano Rent, il futuro è a lungo termine. Ehi, la tua passata è prodotta solo da pomodoro fresco? Scoprilo leggendo il codice sulla bottiglia. Scegli consapevolmente. Chiedi trasparenza in etichetta e cerca l'indicazione solo da pomodoro fresco. La passata alla fiammante è solo da pomodoro fresco, imbottigliata a poche ore dalla raccolta. Il caseificio Iovine produce latticini esclusivamente con il latte di bufala proveniente dai suoi pascoli. Il segreto della bontà dei suoi prodotti risiede nelle antiche tecniche di lavorazione. Dai fasti del caseificio Iovine nasce l'idea di coniugare tradizione e innovazione secondo una formula nuova. Vi presentiamo Mogusto. Ci troviamo a Fratta Maggiore in via Mazzini 93 e in via Roma, ex rettifilo al Bravo. Ciao a tutti amici, io Svetlana. Signora Carmela oggi non ha potuto venire qui con me, io sola. Meglio sola che mal accompagnata. Signora Carmela a casa, malata di cuore. Sì, cuore, cuore di pietra lei. Trattare sempre male me, dire in salanuta. Io adesso farò pubblicità senza di lei. Spegnere i telefonini per sempre. Scosto ma! E come ti permetti? A pubblicità senza di me, pure i pullici da una tosse. No, signor Carmelo, io far pubblicità dire solo hai presente, ricosente. Ma tu ce l'hai presente, e ricosente. E tu ce l'hai presente, paliatone? No, presente paliatone io no. Io bloccare, signora Carmela, blocco. Ma tu ce l'hai presente, e ricosente. Da Euronics Gruppo Tufano fino al 6 luglio c'è il Black Friday d'estate! Samsung Smart TV 43 pollici Crystal UHD, tuo, a 399 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, con prima rata a gennaio 2022! Lenovo Notebook convertibile Flex 3, tuo, a 299 euro. Nintendo Switch Bundle, tua, a 329 euro. Euronics Gruppo Tufano. Liberi, 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 liberi. E che teatro!
Eccoci di ritorno. Eccoci. Qui nei nostri studi, con il nostro gruppo, con i nostri amici, con il nostro cast. E a proposito di cast, a proposito di ospiti, amici, abbiamo un grandissimo ospite questa sera. Chi abbiamo? Veramente una chicca, eh? Chi? Chi? Signore e signori, amici e amiche da casa, Enzo Avitabile! Wow! Quando ci siete? A ballare in goppo ritmo, vai. Voglio a ballare in goppo groove. Sta morendo che sta morendo. A chiappata Helen. Voglio a chiappata Sess. Voglio che piace un ritmo. Voglio che piace un groove. A ballare tutto quanto a me. Voglio vedere le vostre mani, le vostre mani. Aizzate mani, aizzate mani, aizzate mani. Ritmo. Non voglio dissertori questa sera. A ballare tutto quanto in goppo ritmo, a ballare in goppo gru, a ballare tutto quanto, a che cagatone, a ballare, certo che farò grande successo, mo faccio una cassetta e un CD, debutterò alla sagra del cachisso, e vincerò Sanremo perché sarò famosa assai in ogni parte. Già vedo il nome mio a ogni parte. Abbiamo scelto pure il nome d'arte. E tutti quanti grideranno a me. Aspetta tutto quanto insieme, tutto quanto in coro, tutto quanto hai state in mano, tutto quanto voglio vedere tutte le nostre mani in coppa. Che cagatone. Che cagatone. Lo faccio con sola con una canzone. Che cagatone, mamma mia, ma che bello, collega, che c'è, sono emozionato, mamma mia, e chi soccorre? Stabile, che cacatone! Mamma mia, che emozione stasera! Ma finito, sei contenta adesso? Sei contenta adesso? Sono contento, sì. Ma tu mi sei arrabbiato! Io sì. Che faccio? Ma me ne vado. Non solo, ma chi si fa, capito? Ah, Avitabile, che è una cosa... Scusate, maestro Avitabile, scusate. Ma mi ha fatto cantare con che cagatone. Poi dice che non ti voglio bene. Che emozione, che emozione. Vabbè, ma se gliela ha fatto troppo a guerra. Sì, vabbè. Che emozione. Vada via, vada me ne vado. Vada via, vada fuori. Andate là, guardate. Bene, bisogna anche dire che è stato l'ultimo cacatone della nostra serie di programmi, perché si doveva chiudere bene, perché l'ultima puntata voglio certo. Vabbè. Facciamo allora, come sempre facciamo e come sempre abbiamo detto, questo è un programma che alterna cose veramente di basso livello a cose di bassissimo livello. No, cose di altissimo livello. Non è un caso che si chiama E che teatro quando facciamo le cose alte. E quando facciamo le cose alte. Allora, mo, dopo questa cosa che ho fatto io, con partecipazione, sì, che vabbè. Cosa ci riserva? Meravigliosa. Allora, cosa ci riserva? Signori, Helen Tesfazghi. Attenzione. Attenzione. Che succede? Che no, perché noi abbiamo il piacere, ovviamente, di aver vissuto un bel po' adesso il programma precedente con Coprifuoco, che adesso è Che teatro con voi, che siete veramente artisti incredibili, ma la signora qui... È veramente un'artistona. Lo diciamo all'ultima puntata perché abbiamo allora, una celebrazione, allora, invece l'abbiamo detto. Il musical The Bodyguard al Teatro Sistina aveva ovviamente dedicato per Whitney Houston, dovevano scegliere una bravissima cantante per fare Whitney Houston e hanno scelto Helen Tesfazghi. Io vorrei far vedere se la regia, ecco anche voi da casa, guardate un attimo come arrivava con la limousine la signora. Mi sono trattata bene. I will always love you.
Allora, senti, posso dire solo una piccola cosa? Certo. Come mi è dispiaciuto Lino di aver rifiutato la parte del bodyguard e averla lasciata all'attore che poi è stato... Che è Ettore Bassi. Ma perché Alan non ce la faceva a prendermi in braccio, sai quella che scena, peccato, capito? Perché senti, vabbè, comunque è esperienza straordinaria, ma credo... Stato straordinario. Soddisfazione enorme, no? Per quante repliche hai fatto? Far rivivere... Beh, noi abbiamo fatto 3 mesi a Milano, del quale io ho diviso il ruolo con Karima, quella cantante straordinaria che aveva fatto Amici, e poi al Sistina invece 1 mese da sola. Come Whitney, come unica protagonista, ed è stato stupendo. Beh, per me è stato, come dire, meraviglioso, perché poi io sono cresciuto. Esatto. Poi in teatro non è sempre semplice riuscire a fare la cantante. Di solito le canzoni sono di servizio alla storia, certo. Quindi uno deve interpretare un ruolo. Lì invece io dovevo interpretare lei. E allora vogliamo fare che anche questa sera, nell'ultima puntata, reinterpretiamo Whitney Houston. Ma guarda, talmente che non me l'aspettavo che ho messo anche il vestito adatto, capito? Straordinario. E allora sì, facciamo. Ellen Tesfasghi. Posso presentare? Per me è veramente un onore presentare questa donna e artista straordinaria, sì, la nostra Whitney Houston in Greatest Love of All. I believe the children are the future. Them when they let them lead away, show them all the beauty they possess inside, give them a sense of pride to make it easier, let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who will fill my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend. Oh,
Brava! Grandissima! Devo dire, aspettare un attimo che si prendeva un attimo un giusto applauso. No, Ellen no, Tesfaghi! Dai! Straordinaria! Grazie. Straordinaria! Grazie. Meritava un attimo una standing ovation, scusate. Va bene! Se... Perché veramente non ci sono parole. Hai fatto piangere tutti. Voi fate piangere pure a me, basta. Vabbè. E poi per rompere. È arrivato, subito. Guarda Sciura. È arrivato, guarda Sciura. Ci leva, diciamo, non, da questo. Per bilanciare le emozioni. Perché una cosa incredibile. Cioè, che sì. Ma perché non facciamo la tournée, facciamo apposta? Che Whitney Houston è ancora viva. No, e lo sanno che è morta. Lo sanno tutti, capito? Che il gruppo è scena. Una cosa era dei fiction. Ma voi capite che fa quando i sordi facessero? Per carità, somigliante. Possiamo fare i matrimoni. Matrimonio, cioè, tengo già cioè, pronto, il 7 luglio. 7 luglio. Grande matrimonio all'Ugrino. Ristorante all'Ugrino, bella vista, una bella cosa. Come no, là ci sta un ristorante bellissimo, il Lago Dorato. Bravo, ti ricordi il Lago Dorato? Come no, come si chiama? Lago Dorato. Prima era pandemia. E poi la crisi, la pandemia. Purtroppo, ha cambiato pure nome, lo Stagno si chiama. Lago Dorato a Stagno. La crisi è che. Lo so, la crisi ci ha fatto tutto quanto. Comunque voi mi dovete affidare a me, ma parte del torneo, parte del ristorante, matrimoni, battesimo, ma fatto cose. Carissime, carestie, estremunzioni, si fa tutto. È un carestie. Tutto, voglio si fa tutto. Estremunzioni, che facciamo l'estremunzione? A che là? Ci ho lanciato io a che là? Elena Vittoria, confermi? Confermo, come mi ricordo benissimo. Allora. Sì, mi ricordo. Gli avevo anticipato dei soldi per un CD e non mi ha fatto sapere più niente. Sono due cose, guarda giù. Non mi ha fatto sapere più niente perché io l'ho CD, te ne tre lato. Che significa? CD te ne tre lato, te ne due lati. No, tre lato il CD su, lato A, lato B, lato A, squaglia! No. Non ti stanno più a sapore, ma capito no? Vabbè, è il solito imbroglio. Comunque che si parte, aiuto, serate, e matrimoni. E matrimoni, cioè, fondamentale. Serate, aiuto, matrimoni, chissà. Che? Esordio. Che fa? Mica mi pigli esordi, lei sposo se ne vanno, se ne fuggono. Come? Cioè, che non aspettate alla fine? No, a chi aspetta alla fine? Si pazzo, ma non la percentuale in coppia e bus. A così facciamo, ma che cioè, come voi prendete la percentuale sulle buste del dividato? Ho 20% a me, mannara. Che alla fine andava folle, no, così è buono. Roppi porto gli artisti, porto gli afro blu, quando roppa. Invece voi l'anticipo. Certo, a proposito di anticipi, ragazzi, si parte, un poco di anticipo, adesso vi do il bonifico. Sì. Voi fate una bella copa che mi anticipa poco a benzina, queste cose qua. Ah, cioè noi ma fa bonifica a buio. Vabbè, le spese vive, mi può fare. Le spese vive, vabbè, guarda il show. Vabbè, vabbè, vabbè. Lo spettacolo tiene qualità. Sì. Andremo in tour, vai giù. Partiamo a Varca Tour, facciamo Varca Tour. Come, vabbè. Arrivederci, guarda show. Grazie, guarda Speriamo di non rivederla mai più. E va bene. Combo Frisch. Ma come, che li si fare i soldi a coppa e boost? Beh. E poi è una percentuale, la busta è una cosa variabile. Uno può mettere che le buon coppa a boost. No, in realtà, guardi, lei mi sta grattando proprio dove mi prudeva. Ma io non le sto proprio toccando. Smettiamola con le buste di cui ognuno determina come devono essere fatte. Insomma, l'arrivo di una partecipazione matrimonio, voi lo sapete, a Napoli è una mazzata in fronte, no? Peggio di una cartella esattoriale, perché subito si scatena in famiglia un dibattito feroce su quante caspite ci vengono a custare a noi questo matrimonio. È vero. E in particolare il dibattito si concentra sull'importo da mettere in dabustro matrimonio. Chi hai voglia fa quello che vuoi tu, no? Sì. Liste di nozze, viaggi, cioè, no, quello che vuoi tu. Il regalo per antonomasia nel Regno di Napoli è la busta in contanti. A casa mia il dibattito è profondamente condizionato se gli sposi appartengono al mio ramo familiare o a quello di mia moglie. Se appartengono a quello di mia moglie, lei subito dice, ma fa una bella figura. Se appartengono al mio ramo familiare, dice, non facciamo esagerazione, non facciamo squarcionarie inutili. Se dopo diventa volgare. E allora, dato che io nella mia vita precedente, prima di fare il guit insieme a D'Angelo De Luca, su questo palco, ho fatto il ricercatore senior in un centro di ricerca della Federico II per 25 lunghissimi anni, ho scritto una regola matematica, mo ve la sintetizzo al massimo per fare presto. Per determinare l'importo uguale per tutti, non facciamo discriminazione, segnate. C'è una regola precisa, bravo. L'importo base da tenere in considerazione, segnate. Ovviamente, sapete qual è? Lo sappiamo tutti quanti. Quanto costa un pranzo con matrimonio? È vero. Importo che si moltiplica per quanto ne simma gli ha mangiato un matrimonio. Che ovviamente se non vi ha mangiato è tutto un altro calcolo. Sconto bambini 30%, se c'è il menù bambino, ma se un bambino mangia come grosso, paga come grosso. Certo. Esatto. Ma mica è finita qui.
L'importo così determinato è solamente per spese generali. A musica, bomboniere, fotografie, ma mica è finita qui, tre indici di incremento, una cosa complicatissima, ve li sintetizzo. Il primo indice è l'indice di parentela. Una cosa è che si nufrate, nufrate cucina, un collega, un amico, nufrate cucina carnale. Sapete qual è la differenza a Napoli fra frate cucina e frate cucina carnale? Ecco. O frate cucina è il cugino di primo grado, dal lato di lui. O frate cucina carnale è il cugino di primo grado dal lato di lei. E questo ve la dice lunga su come a Napoli convenga sempre appartenere a cana e mai a cana. Poi c'è un indice di riconoscenza, un indice di squarciunaria, ma fa una bella figura. Ma quindi... Meno male che il calcolo è complicatissimo. C'è un limite superiore, però guardate, che non viene mai superato quando si determina quanto metterne nella busta. E sapete quale questo limite? Diccelo, professor. Quanto mettetis in da busto matrimonio tuo. Questo è. Grazie, professore Amedeo Corella. È matematica. Tu sei tornato. Che ci sta adesso, hai visto? Bussate, altro ospite, altro ospite. Prego. Parola d'ordine. Dunque, di scienza. Sì, ci stai? Me pada a me? È quella, è certa. E chi è? Sera. Engel! Oh, buonasera! Lorenzo Engel! Livello sempre più alto, bravissimo. L'ultima puntata dovevamo mettere, capito? Musica di alto livello. Dopo guardascione, ce n'ho mai stato. Un po' con la rettore adesso. Guardascione mi inquieta, però mi piace. Lorenzo Engel. Che piacere, grazie per l'invito. Ma per carità, allora, Lorenzo Engel, grandissimo pianista, voglio dire, ormai... Sì, conosciuto ormai dappertutto, ma sì, tournée in tutte le parti, sì. Concerti a destra e soprattutto manca nel periodo, che nel periodo della pandemia, adesso mancano di meno. Sì. Ma soprattutto anche ultimo lavoro discografico insieme a Elisabetta Sera. Mi piace lavoro discografico, quello che si fa nei programmi. Mi piace lavoro discografico. Poi non puoi dire più CD, no, perché CD in no, ma tanto ormai ci sarà... Un po' dice long play. Esatto. Allora dice lavoro discografico. Lavoro discografico, mi piace. Oppure sì. Mi puoi dire che hai fatto la chiavetta? No, non l'ho fatta, però ci penso. Ci penserò. Comunque però, sì. Questo disco con Elisabetta Sella, altra grandissima Sera. Pianista. Fantastico. Prodotto da Gigi D'Alessio. Esatto, dal grande Gigi, fantastico, dalla Sony. Distribuito, si chiama Piano Napoli. Piano Napoli. Che è un disco che ha avuto degli ospiti meravigliosi. Noi abbiamo scelto le canzoni. Abbiamo scelto di trovare le canzoni, riarrangiarle, invitare gli ospiti a cantarle col pianoforte. C'è stata anche una mega chicca che so, perché siccome siamo amici e ci conosciamo da tanti anni... So a che ti riferisci. Mi riferisco a Fabio Concato, canzone di Laura. Di Pino Daniele. È stato un momento emozionante. Che quando eravamo ragazzi e giovincelli ci ascoltavamo. Sognavamo. Esatto. Sì, infatti, poi Gigi D'Alessio che ha prodotto questa cosa. Sapete, uno dice sempre Gigi D'Alessio, fa le cose popolari, le canzoni. Invece è attento anche a queste Gigi sonorità. Gigi attento, no? E poi è un uomo curioso e la curiosità salva tutti. Certo. È lui un uomo curioso. Bravo. Certo, e da questo piano scusate, Napoli. Volevo dire sta cosa con Cato. Quando sì. L'abbiamo chiamato al telefono, sai che mi ha detto la prima cosa? Ma che volete da questo milanese anziano? È bellino, che umiltà. È proiettato, già proiettato al pezzo quello là, sì, del, esatto, di quelli che vedono i lavori. Esatto, ma mettiamoci un poco più avanti, sì. Ma soprattutto là c'è un pianoforte. C'è un pianoforte, lo perché vedo. Tra i vari pezzi straordinari di questo piano Napoli ce n'è uno che è geniale, perché tu sei grazie. Venuto... ci ne conosciamo da tempo, è un po' particolare, ha dedicato questo brano a un, diciamo, un eroe della nostra gioventù. Esatto. Un eroe della nostra gioventù, Harry. Non Harry De Luca. No, non Harry De Luca. Ma con Harry è cognome. Esatto. Perché il nome è Mixed. È Mixed, anche perché secondo me è più eroe Mixed by Harry che Harry De Luca. Sicuramente. Esatto. Perché chi di noi non ha avuto, quando eravamo ragazzi, in macchina le cassette Mixed by Harry? Che le cercavamo anche sulle bancarelle. Rispetto a quelle altre, come no? Cioè per noi erano originali. Certo, c'erano due punti vendita, ricordo, Piazza Dante e Via Caraccio. È vero. Erano i due punti vendita. E cercavamo quelle, ma è Mixed by Harry, perché sennò non la prendiamo. Sì, esatto. Esatto. Io ho scritto questo pezzo in prima persona, diciamo, sono lui che rivendica il fatto di essere l'eroe dell'analogico,
che è stato punito, ma poi in realtà il progresso ha portato l'MP3 e quindi lui... certo. Almeno lui però ha dato la possibilità di far conoscere gli artisti. Assolutamente. Perché alla fine, anche col falso, ma tutti quanti... Tutti poi quanti cantautori. I cantautori li abbiamo conosciuti grazie a lui. Ma grazie a Harry. E allora noi ci conosciamo questo ancora di più. Vado. Lorenzo Engeller al pianoforte in Mick. Prego, prego. No, no. Mixed by Harry. Lorenzo Engeller. Non vediamo l'ora di ascoltarlo. Grazie. Insieme agli Afro Blu, ovviamente. Certo. A volte un uomo, ma io sono artista e che se saccio fa? Facevo i falsi in coppe C90, ma con i falsi dicevo la verità. Non ero per sorda, ma solo per amore, da musica e basta e che stella. Copiavo, lo ammetto, canzoni e cantanti, ma sempre col vanto di un tocco speciale. Ma se per loro era solo un disco, io ci facevo 300 cassette e diventava successo. Da rose rosse abbia con me, io che non vivo senza te, perché l'industria discografica si oppose. Io non ne duplicavo, ma chi e conosceva sti canzone? Da Celentano a Bacrac, persino dai Massive Attack, uno per uno, manna solo ringraziare. Cantanti, musicisti e produttori, senza di me non potevano mangiare. Era meglio quando ci stavi io, io dicevo fidatevi di me, e invece niente, voi mi schifavate, ma quel successo sappiate bene lo dovevate a me. Mo sconto 20 anni qui a Poggio Reale, ma il tempo è galantuomo, lo si sa. Avete voluto il villaggio globale e manca una copia, voi state a piazzare. L'eroe digitale ha cavalcato il progresso e invece del nastro fa l'MP3 e va fottuto lo stesso. Da cuore matto a Napolè, dal nastro rosa al gegege, quante canzoni e quanta la soddisfazione. Ma se io non ne duplicavo, ma chi c'è deve sorda produzione? Dalla Pausini e Getro Tal, persino da De Gregori a Maggiamal, ognuno per uno, manna solo ringraziare. Cantanti, musicisti e produttori, senza di me non te ne vorremmo fare. Mixed by Harry. Musicisti e produttori, mentre io sto in galera da eroe, voi non riuscite a mangiare. Lorenzo Engeller! Grazie a tutti, gli Afro Blu, fantastici!
Ah no, lascia, aspetta. Accendi il microfono. Tributo a Harry. Ma c'è, tra l'altro, vabbè, tu sei un caro soniano. Assolutamente. Di quelli. Tra l'altro c'è un disco inedito uscito adesso, arrangiato da te, con sì. Andrea Sannino. Esatto, c'è un inedito di Carosone che si chiama Signora. Signora. E lui aveva scritto questa canzone pensando a Sharon Stone. Guardando questo a cavallo e scavallo, all'età veneranda, ha scritto questo pezzo per lui. Ah, quindi recente, era poco prima purtroppo che morisse, e io l'ho riarrangiato e l'abbiamo fatto. E sarà del musico. Allora, m'hai colto di sorpresa? Aspetta. Lo so. A signore rimbetto e non scherma colori, sa signora, 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 uno non so quel che faccio, io non so quel che dico, a signora, 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 come 24 ore, cavalla, scavalla, cavalla, scavalla, e continua così. E noi auguriamo a Lorenzo Engeller grande mille, successo, amico mio. Grazie a tutti, ci fermiamo e poi tra un po' ancora un altro blocco di E che teatro! Grazie Lorenzo! Liberi, E che teatro! Lo studio dentistico della dottoressa Di Caprio offre le più avanzate tecnologie e conoscenze per la cura dentale. Cura della parodontite con laser a diodi e protocolli personalizzati. Diagnosi radiografica tridimensionale, gestione dell'ansia e della paura del dentista con la sedazione cosciente, impronta dentale digitale senza uso di materiali plastici. Studio dentistico Di Caprio, nuova vita al tuo sorriso. A Napoli in via Scarlatti 44, a Casavatore in via Locatelli 73. Istituto Le Mascotte, un'oasi inaspettata dove ogni angolo rivela una sorpresa. Ogni ambiente è curato nei dettagli, in continua evoluzione. Formazione e innovazione, professionalità e attenzione fanno sì che i bambini crescano in un mondo bello, curato e sorridente. Istituto Le Mascotte. Via Pasquale Iagnello 64, Fratta Maggiore, Napoli. Le Mascotte, la scuola che vuoi. Con Union Gas e Luce è tutto più semplice. Con la nuova app gestisci comodamente la fornitura energetica di casa, controlli i tuoi consumi e trovi i centri di assistenza più vicini a te. Con un servizio clienti al tuo fianco e più di 80 centri di assistenza, è tutto più semplice. Paghi le tue bollette senza attese e scopri tutti i servizi riservati ai clienti Union. Con Union Gas e Luce è tutto più semplice. Cerchi un modo semplice, sicuro ed economico per noleggiare un'auto? C'è Picano Rent, la piattaforma ideale per il noleggio a lungo termine di auto, moto e furgoni, per aziende e privati. Il tuo noleggio con anticipo zero, RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale e auto sostitutiva. Visita il nostro sito picanorent.it e scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze. Picano Rent, il futuro è a lungo termine. Ehi, la tua passata è prodotta solo da pomodoro fresco? Scoprilo leggendo il codice sulla bottiglia. Scegli consapevolmente. Chiedi trasparenza in etichetta e cerca l'indicazione solo da pomodoro fresco. La passata alla fiammante è solo da pomodoro fresco, imbottigliata a poche ore dalla raccolta. Il caseificio Iovine produce latticini esclusivamente con il latte di bufala proveniente dai suoi pascoli. Il segreto della bontà dei suoi prodotti risiede nelle antiche tecniche di lavorazione. Dai fasti del caseificio Iovine nasce l'idea di coniugare tradizione e innovazione secondo una formula nuova. Vi presentiamo Mogusto. Ci troviamo a Fratta Maggiore in via Mazzini 93 e in via Roma, ex rettifilo al Bravo.
Da Euronics Gruppo Tufano fino al 6 luglio c'è il Black Friday d'estate. Samsung Smart TV 43 pollici Crystal UHD, tuo a 399 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a gennaio 2022. Lenovo Notebook convertibile Flex 3, tuo a 299 euro. Nintendo Switch Bundle, tua a 329 euro. Euronics Gruppo Tufano. Ci sono tre buoni motivi per sostituire una vecchia basculante come questa. Con una di nuova generazione, estetica, praticità e sicurezza. Chiamateci per un preventivo gratuito e installate un portone di nuova generazione come questo. O come questo. O un'altra delle tantissime soluzioni che siamo in grado di proporvi. Crudo di Mare, il ristorante del pescato fresco di Napoli. Crudo di Mare, ti portiamo l'estate. Crudo di Mare, per pochi, acqua in bocca. Via Andrea Vaccaro 19, Vomero, Napoli. Liberi, 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 liberi. E che teatro! E che teatro! E che teatro! Ci avviciniamo alla fine! Che peccato! Cari miei, cari miei. Sei così allegro, sei così... E che devo fare? Combatto questa situazione così, perché io sono un sensibile... Poi mi faccio prendere. Cerchi di risollevare la nostra tristezza. Brava, brava. E allora per cercare di risollevare questa tristezza, facciamo un collegamento con chi? Con Dino Piacione. Ah. Vedi, vedi. È il suo We Capienza. Vediamo dove sono. Vediamo dove sta. We Capienza. Ecco. Salve dal vostro Dino Piacione, le telecamere di We Capienza. Questa volta sono a Castelpineto a Valle. Castelpineto a Valle, hai alle mie spalle, c'è il centro commerciale Quattro Pini. Quello. Meraviglioso. Se all'ultimo momento mi manca, non so, pasta, caffè, pane, voi in un attimo prendete la tangenziale, autostrade e via. Azz. Dopo il centro di Villa Literno lasciamo il caos alle spalle e laghi, laghetti, boschi e boschetti, un'oretta di cammino siamo qui. A questo un attimo, centro commerciale i Quattro Pini. Quattro. Un solo pino. Come mai allora si chiama i Quattro Pini? Abbiamo il patron di questo centro commerciale, il signor Pino Cimmino. Sempre colui che ha ideato questa meraviglia, Pino colui che ha avuto questa creatività, questa genialità. Signor Cimmino. Sì. Non si sente? Che? Io sono Pino Cimmino, facevo il magliaro. Poi c'era una mia cugina Giuseppina che aveva la merceria. E poi c'avevo un cugino che si chiamava Giuseppe che vendeva le salsicce nelle tutti feste di piazza. A un certo punto abbiamo pensato di unirci insieme tre pini. Però tre eravamo pochi. Camminando abbiamo trovato questo. Non si sente, non si sente. Questa natura incontaminata e abbiamo trovato questo pino e abbiamo pensato 3 più 1 fanno 4 pini. Ah, ecco. Avete adottato questo meraviglioso pino e quindi abbiamo unito quella che è la famiglia, quella che è l'imprenditoria anche alla solidarietà ed è diventato tutt'uno, meraviglioso, signor Cimino. Sì, io voglio dire a tutti di raggiungerci in questo posto che è meraviglioso. Non si sente, non si sente, attenzione. Può raggiungere facilmente i Quattro Pini. Grazie, grazie allora al signor Pino Cimmino. Non si sente, no! Niente, il vostro Dino Piacione vi saluta. Ecco, sta arrivando qualcuno. Qua. Che pensi del centro commerciale Quattro Pini? Che pensi? Pensi che sono venuto là di trera, ha cercato un pezzo di pane, era talmente tosto che mi è caduto in terra, si è scardata la mattonella nella cucina. Che immagini! Immagini. Questa è la mamma mia, perché è proprio una grande situazione. Wake up, piece. Wake up, piece. Ci lascia, ma chi è che non ci lascia? Weekend Dance. No, certo, Weekend Dance 50 accompagna. Dal 1958, credo che con sia. Con il canuto Dino Piacenti. Però io in questo posto, che sono questi Quattro Pini, penso che veramente ci vuole un coraggio per andare a un posto del genere, perché è lontanissimo. Un'ora per arrivare. Chi te lo dà il coraggio di fare una cosa del genere? Chi è? Ma infatti io non c'è. Chi è? Buonasera. Ma chi è? Ma chi è? Signora, scusate l'ardire di un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte e quando ha rapito un barcone vatenamente, mentre arraguate il rosa vi ammiro di rimpetto. Signor, che bella cosa,
quando spandete calze e reggi petto. Vostro marito Cosimo Bellecchia è veramente un uomo fortunato, che bella moglietina s'ha trovata con i suoi 70 anni e forse più. Signore, scusate, una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio sopportà, non varete che st'età. Come, come? Ah, ah, vivete solo per i fiori. Signora, mi facete un favore, spiegatemi sto fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. O coraggio sopportà, non varete che st'età. Signora, mi ha detto il portiere che voi strimbellate a chitarra, per questo prendete lezioni ogni dì puntualmente da quel giovanotto che arriva con lo strumento. Naso, una tella al giorno, davvero un gran diletto. Però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato Cosimo Bellecchia, oltre al riposo non pretende niente, si fa un'orina a letto ed è contento, mentre voi surfeggiate sol sul fa. Mo capisco fatto come va, chi ve lo dà, chi ve lo dà? O coraggio sopportà, non marite che st'età. Certo, certo, la vita è dura, in ogni cuore ci sono dei momenti di dolore. E tutti i giorni un po' va solleva, arriva il professore e ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. O coraggio sopportà, non marite che st'età. Signor, scusate, non si può mai sapere, caso mai una di queste volte il professore non si presentasse e mancasse, fatemi solo un cenno, là per là, il sottoscritto arriva e ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. O coraggio sopportà, non marite e che st'età. Vittoria! Qua ci sono travestimenti continui. Ma no, se adesso ha fatto proprio il travestimento di Vittorio Massini. Brava, brava. Vittorio Massini, no, sì, è vero, è vero. È così, è così. Bene, bene, bene. Andiamo avanti. Allora, vedo dalla scaletta che a questo punto posso andare dal nostro maestro. Maestro! Voglio andare a Mocolla. E che ci sta là? Sul balcone. Non si può andare là. Dove vuoi andare? Mi stai butto qua. Giù, come mi butto giù? Mi butto no, giù. Non ti devi buttare giù, perché è l'ultima puntata. No, no, no. Giù. Pier Macchè, non far così. Vabbè. Qual è la canzone? In amore. In amore. Vabbè. Forse non è così, ma dicono che in amore vince chi fugge. È vero. E abbia fui! Ma già questi finali che stravolgenti! Parte, capito, tutto in un certo modo e poi improvvisamente. Ui. Ma oddio! Questa non sera. Divini, quella è l'ultima puntata. Sanno che è l'ultima. Parola d'ordine? Fiscienza, me pada a me. Oh, per basso. Prego, prego. Accomodatevi, accomodatevi. Uè, il guardaporte! Buonasera! Il guardaporte! Buonasera. Patrizio Rispo! Buonasera! Con Magius Buonaporte! Vedi quando è un classico con Magius Buonaporte! Certo! Perché qua vengono, entrano, washano, curare... Sono professionisti, Una sedia al Marchesino. Complimenti, ragazzi, una sedia al Marchesino, la migliore. È bella, è bella. Ah, questa è bella. Proprio quella sedia là del... sì, là, sì, quella là, la migliore. Brava, esatto. Camanasutti, che lei ha così. Patrizio! Bene, Patrizio Rispo. Ha un'atmosfera calma, serale, sì. Teatro da camera, quindi possiamo non urlare. No, perché vedo che c'avete uno stile... No, no, perché sono sobrio, sobrio. No, sommessamente. Diventa una lotta andare in televisione. No, ma perché? Invece riusciamo a dire due parole, forse. Che tre. Ma quanto è bella, quanto è brava. Quanto è bella. Ma sai una cosa incredibile? Io l'ho scritto pure sto fatto. Cioè, è incredibile che dopo tanti anni che lui facciamo imbecillità, ci dicono noi facciamo una televisione intelligente, elegante.
Ma non è vero, non mettete sta voce. No, però è abbassato il tono e subito diventa ma io penso che sono gli altri che forse fanno delle cose un po' troppo, capito? E noi mi passiamo per elegante, ma non è così. Hai solo abbassato l'altro. Se abbassato sempre l'altro. Quei grandi due mappini che eravate. Bravo, sempre quelli siamo. Però basta stare un po' più sommessamente. Poi come stai? Ma pure tu, figlio mio. Sono cambiati gli occhiali, ma sei quello. Allora, Patrizio Rispo, ovviamente con te ci fa piacere anche parlare di teatro, oltre che tu sei un attore di cinema, di fiction, e ovviamente sei la colonna portante di Un posto al sole da tanto tempo, però questo è Che Teatro, e qua adesso c'è una ripresa, no? Ovviamente dobbiamo parlare di questo. Guarda, questa è stata una grandissima occasione, questo Covid, per noi teatranti, insomma, per noi attori, artisti in generale, perché si è colta l'occasione per rivendicare quelle cose che noi da 40 anni, cioè già Edoardo le rivendicava. Come no? Non esiste contratti l'arte lavoro. Della commedia parlava di... Bravo, c'erano proprio le lettere al ministro, no? Cioè, i problemi erano sempre quelli. E questa situazione disperata per noi artisti, io ringraziando a Dio il posto al sole con sacrificio mi andate avanti, ma gli artisti... O posto fisso, quello è... Ringraziamo a Dio, però questa è un'occasione per forse ottenere quei riconoscimenti giuridici per i quali abbiamo lottato per anni. E secondo te c'è possibilità? Sì. Già c'è una legge, comunque c'è il registro legge degli attori sta portando avanti le battaglie. Che è già calendarizzato. Sì. Tra le tante cose negative del Covid, della pandemia, questa può essere stata proprio uno spunto per... Sì, ha compattato la categoria. Una volta tanto ci siamo trovati tutti uno accanto all'altro per la stessa lotta, in bici fai di Aguelle. L'importante è che adesso si continui, non è che si riprende e poi da voto siamo perché sul noi pezzo, ovviamente sul è una categoria giustamente che no, è molto ma poi una categoria che proprio col Covid è stata la più generosa. Assolutamente. Cioè certo. Chiunque è stato a casa in compagnia di un libro, quindi uno scrittore, un cantante, la musica, noi che abbiamo sparato dirette con di solito facevamo solo il messaggino quando ci invece proprio ci siamo dati perché veramente sentivamo il bisogno del pubblico. Beh, tu fai della parte gente. Anche comunque del Mercadante, no? Sì, del teatro Mercadante, teatro voglio Mercadante. Spendere una parola perché non si è fermato. I fondi che ha avuto dal Ministero li abbiamo spesi, non tutti lo hanno fatto. Noi abbiamo provato tutte le compagnie che erano in programma, pronte a debuttare. Abbiamo fatto un esperimento tra cinema e teatro, quindi abbiamo ripreso gli spettacoli. Tutto questo per far lavorare maestranze, tecnici, sarte, macchinisti, attori, cantanti, ballerini. Nani, elefanti. Elefanti, tutto qua. Senti, tutto qua. Mentre invece non si è fermato assolutamente Un posto al sole, perché quello... Niente, quello proprio... ci hanno provato, Sì, ci hanno provato so. Perché era diventato un cattivo esempio, quindi sembrava strano stare lì. Come avete fatto sempre in quel periodo, diciamo, più difficile della pandemia? Abbiamo fatto Un posto a casa, cioè da mi casa... Ricordo. Sì. A telefono, che i telefonini abbiamo fatto questa, esperimento incredibile. Esperimento, ma giusto per non perdere la continuità. Poi per fortuna ci hanno fatto riprendere quasi subito, con tutte le dovute cautele, quindi mascherine, distanza, abbiamo finito di baciarci. Però siamo andati avanti. Senti, una curiosità, ma dopo tanti anni, perché penso che sia Bossa Solo, forse la fiction più longeva, no? Sì, 26. Ma non viene un po' di stanchezza, di nausea, di assuefazione? Non viene la parola giusta. È che la punta là, lo sapevo. Vedi, perché se lo dicono che noi facciamo una televisione elegante, però anche però con eleganza. Però con classe, basta fare quella punta di... Non ti è venuto un po' che hai fatto? No, a parte il fatto ringrazio Patateno tutte le mattine Giovanni Minoli, perché tu sai che certo, la nostra... è nato da lì. Cioè, ma dimmi tu quale attore recita 300 giorni all'anno, quindi se pure ci fosse quella punta... Ma neanche in America ma io la reciterei. Ma siete la serie più lunga in Italia, come, in Italia sì no, poi c'è Dallas che è iniziata in radio nel 43 speriamo di fare la stessa fine pure noi. No, però ti dico, se tu cogli l'occasione per non fossilizzarti nel personaggio, cioè io avrei potuto fare una maschera e reagire sempre da maschera, cioè invece io ho colto tutte le opportunità, quando ho fatto l'amante facevo proprio Sean Connery, facevo cattivo era Charles Bronson, per cui se riesci a prendere gli stimoli, io mi sono tolto tutti i spizzi dei film che non ho fatto. È vero. Io ho fatto vero. Sai l'equivalente di quanti film? In immagino, no, certo. Dici una cosa. Ma saranno 50 film? 1800 film. Mamma mia. Certo. Ma chi l'ha fatto 1800? Allora, seppure ci fosse quella punta, hai capito? E se a questo punto la domanda è ancora, e se ci fosse quella punta di qua, come sarebbe la Wallner di Un posto al sole? Che tipo di Wallner? Che tipo di Wallner? Abbronzata. Esiste una Wallner abbronzata, ma tu vuoi sapere? Beh, in realtà mi dispiace di, insomma, lasciarmi andare
dare altro piloquio, ma stasera ho la necessità di fare un chiarimento, perché in lingua napoletana la noia, insomma, us fastidie, certo, è localizzata in un luogo preciso, insomma, nelle parti basse, nella Waller. Ma noi a Napoli facciamo cose veramente per bene. A Napoli non è che ci sta un tipo di Waller. Ecco, la domanda era pertinente. Che certo, tipo di Waller? A Napoli, guarda, c'è una Waller almeno per ogni categoria professionale. Cioè? La più nota Waller in lingua napoletana è ovviamente la Waller alla pozzaiola, che viene dall'arte culinaria, bellissima, che si associa solo alla Waller a Filoscio, la Waller a Recanata, la Waller a Raù, a Genovese. Questo, ma la Waller a Recanata qual è? Quella che faceva Leopardi? Sì, dice. ma sai, qui la metafora è altissima, no? Stai proprio di Anna a tre ore, come sul Raù che sta cucinando a tre ore, mi fate una Waller a Raù. Sembra una volgarità, ma in realtà è una metafora straordinaria della lingua napoletana. Dall'arte sartoriale, una delle più note, mi ha fatto una Waller a plissé. Plissé, la ovvero si sono formate tante pieghettine tutte intorno alle mie parti basse. Dall'arte della falegnameria, mi scartavetrata a Waller. Cioè, sento il tedio della carta abrasiva passare. Cioè, metafore straordinarie. Dall'arte della pasticceria, guarda, mi hai fatto una Waller a pettele pastiere, cioè sento un mattarello che passa. Dall'arte dei commisti mi hai buffata Waller, dell'arte edilizia mi hai sfrantumata Waller, tre quarti Waller, che poi la rottura a volte è parziale, ma ce n'è negli studi condotti dalla nobile Università Gennarino II, insomma abbiamo fatto un progetto di ricerca che è durato anni. Abbiamo scoperto nello Stabiese, non so se c'è qualcuno di Castellammare di Stabia, una Waller del tutto particolare. Una volta una mia collega stabiese mi saluta dicendo: "Colè", a me di volta, "mi hai fatto una Waller a papiscio". Ovviamente dice: "Ma che è papiscio? Che è questo papiscio?". Da studioso della Waller mi reco a Castellammare di Stabia. Ovviamente. E lì a Castellammare di Stabia scopro che niente proprio di meno, il papiscio, il bambino dice al papà: "Papà, papà, mi porti a papiscio?". Significa: "Mi porti a cavalluccio, mi porti sulle spalle, guarda che tenerezza". E qui la metafora quindi è straordinaria. Stai parlando a tre ore, mi sei talmente sfastriata, mi hai fatto scendere talmente una Waller che per poter camminare mi ha già metterà a papiscio, goppe in spalla. Meraviglioso. Poi dice la volgarità. Ma grande professore Amedeo Colella! Quante ne sa, quante ne sa. Però manca la mia preferita, è Durata e fritta. Quelle dei friggitorie. Ma voi sapete come nasce poi il termine Waller, che si può dire? Adesso no. Il pantalone dei turchi, lo sai come è fatto? Ah sì, come e quello si chiama Wallara. Ah, Wallara! Per cui dalla dominazione turca nasceva questo. E' fatta una Wallara perché appunto la dava spazio, proprio, ovviamente. Quindi i turchi facevano tante cose, fumavano come i turchi, il gabinetto alla turca, e poi facevano anche la Wallara. Sì, okay. Tenevano questo cavallo di pantaloni bassissimo, che era il Wallara. Esatto. Hai capito. Senti, mamma i turchi. E adesso, un posto al sole, ovviamente, vabbè, continua e non si ferma, ma da quando hai cominciato, quindi adesso 26 anni, quante storie d'amore hai vissuto, diciamo? Guarda, questo è un periodo tristissimo, perché questo ti fa capire quanto sono invecchiato. Mi hanno tolta la camera da letto nell'appartamento. No, e tu c'eri in davanti. Dove io là, appunto, mantenevo anche una linea sensuale. Certo, infatti, tu eri comunque uno charmante. Ma io, pure in da cucina, però la mia corte sensuale, la mia moglie gliela faccio. Però loro il segno mi hanno rubato la camera da letto. Ho avuto non molte storie rispetto agli altri che non hanno fatto altro. Perché io porto avanti la morale, sono San Raffaele, non ce la faccio più a fare il buono, c'ho una voglia di fare il criminale interessante. Però per cui ho avuto quelle storie, tengo un sacco di figli, ho avuto Rita e poi un amante, Marina Suma, che fu di passaggio. Che abbiamo avuto qui. È venuta? Sì, è venuta da noi. Sì. A saperlo, facciamo un rincontro. No, più delle amanti ho avuto i figli, cioè ho avuto più figli che amanti. Quanti figli tieni adesso? Cinque. Cinque figli? Uno in America, uno adottato. Una portineria, voglio dire. Sto creando, perché se la serie va avanti, se tu assicurate, capito? La progetto. Perché quello è un posto che si tramanda. E si tramanda di padre in figlio. Ancora oggi. Che poi era tutto da Avellino, perché? I portieri. E voi, il portiere da Avellino. Dovete spiegare perché. È vero. Provate a chiedere, dove sei di Avellino? La provincia di Avellino. E invece tu non sei di Avellino. Ma non lo dire, se no me levano questo. Senti, quest'estate come vedi la situazione?
secondo fiducioso, te? Fiducioso, io spero che si vaccinino i ragazzi, perché sono le mine vaganti. Ormai già da un po' di giorni hanno questa possibilità. Siamo ottimisti. Bene, Patri, io ovviamente ti ringrazio perché sei venuto a trovarci e questa cosa veramente ci fa piacere. Noi ti auguriamo, non so dirti se dico... mille di queste puntate sono poco, non so quant'anno, non è niente, perché ogni giorno te ne voglio augurare 100.000, grazie, grazie Patrizio. Signori, Patrizio Rispo, ciao Patrizio, ormai sei una maschera di Napoli, ciao. un fratello, una grande maschera. Chi lo batterista l'amo, sono cresciuto, il mio batterista è a livello di Domenica. Con Francesco, come no? Paolo. Sì, sì. Grande ancora Patrizio Rispo. Baci. Caro De Luca, ormai stiamo completando e finendo, diciamo, queste puntate. Speriamo di ritornare tutti quanti in teatro. Noi siamo stati in teatro, siamo stati, come dire, anche chiaramente delle persone avvantaggiate, mentre gli altri non potevano stare in teatro, noi ci siamo stati. Ovviamente vuoto, sì, lo so. Adesso magari ci sarà di nuovo il pubblico. Tu ti ricordi quando ci sarà il pubblico? Come non me lo ricordo, ma io penso che ritorneremo tutti nuovamente a goderci il teatro. Intanto me lo ricordo quando... quando c'era la gente. Quando c'era la gente, sì. Com'era bello il teatro. Sì. Ti ricordi il teatro? Con il rosso sipario di velluto. Era bello anche vuoto. Il teatro a spettacolo finito. Ti ricordi gli attori? Una banda di zingari impostori con le voci di dentro e la testa un po' fuori. E ragazzi in cantina ore e ore a provare e poi tutti a mangiare fino a fare mattina. E poi quando si andava in tournée nella hall dell'hotel alle tre, piano piano cadeva il pudore e nasceva un amore. Nai 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 na, nai 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 na. E poi quando si andava in tournée nella hall dell'hotel alle tre, piano piano cadeva il pudore e nasceva un amore. Il nostro buon Ciro Saladino. Ci vediamo tra pochissimo per l'ultimo blocco di E che teatro. Liberi, 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 liberi. E che teatro. Lo studio dentistico della dottoressa Di Caprio offre le più avanzate tecnologie e conoscenze per la cura dentale. Cura della parodontite con laser a diodi e protocolli personalizzati. Diagnosi radiografica tridimensionale. Gestione dell'ansia e della paura del dentista con la sedazione cosciente. Impronta dentale digitale senza uso di materiali plastici. Studio dentistico Di Caprio. Nuova vita al tuo sorriso. A Napoli in via Scarlatti 44. A Casavatore in via Locatelli 73. Istituto Le Mascotte. Un'oasi inaspettata, dove ogni angolo rivela una sorpresa. Ogni ambiente è curato nei dettagli, in continua evoluzione. Formazione e innovazione, professionalità e attenzione fanno sì che i bambini crescano in un mondo bello, curato e sorridente. Istituto Le Mascotte. Via Pasquale Iagnello 64, Fratta Maggiore, Napoli. Le Mascotte, la scuola che vuoi. Con Union Gas e Luce è tutto più semplice.
Con la nuova app gestisci comodamente la fornitura energetica di casa, controlli i tuoi consumi e trovi i centri di assistenza più vicini a te. Con un servizio clienti al tuo fianco e più di 80 centri di assistenza, è tutto più semplice. Paghi le tue bollette senza attese e scopri tutti i servizi riservati ai clienti Union. Con Union Gas e Luce, è tutto più semplice. Cerchi un modo semplice, sicuro ed economico per noleggiare un'auto? C'è Picano Rent, la piattaforma ideale per il noleggio a lungo termine di auto, moto e furgoni, per aziende e privati. Il tuo noleggio con anticipo zero, RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale e auto sostitutiva. Visita il nostro sito picanorent.it e scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze. Picano Rent, il futuro è a lungo termine. Ehi, la tua passata è prodotta solo da pomodoro fresco? Scoprilo leggendo il codice sulla bottiglia. Scegli consapevolmente. Chiedi trasparenza in etichetta e cerca l'indicazione solo da pomodoro fresco. La passata alla fiammante è solo da pomodoro fresco, imbottigliata a poche ore dalla raccolta. Il caseificio Iovine produce latticini esclusivamente con il latte di bufala proveniente dai suoi pascoli. Il segreto della bontà dei suoi prodotti risiede nelle antiche tecniche di lavorazione. Dai fasti del caseificio Iovine nasce l'idea di coniugare tradizione e innovazione secondo una formula nuova. Vi presentiamo Mogusto. Ci troviamo a Frattamaggiore in via Mazzini 93 e in via Roma, ex rettifilo al Bravo. Crudo di Mare, il ristorante del pescato fresco di Napoli. Crudo di Mare, ti portiamo l'estate. Crudo di Mare, per pochi, acqua in bocca. Via Andrea Vaccaro 19, Vomero, Napoli. Liberi, 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 liberi. E che teatro! E che teatro, e che teatro, che ormai è agli sgoccioli! Io sono qui con il nostro Coccobello! Volete? È un po' triste però, Ma che triste, ho scritto quattro parole adesso. Che scritto? Dici. Parla a nome degli artisti. Sì. Chi se che fanno triato. Oggi siamo tutti tristi. Su si pare se è calata. Siamo tutti quanti tristi, sia l'orchestra che i cantanti. Se ne va un barrista, se ne vanno tutti quanti. Un saluto ve lo faccio pure io, come un fratello. Con un bacio ed un abbraccio. Vi saluto. Coccobello! Volete! Bravo! Bravo, 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 bravo! Queste ultime parole, veramente proprio il commiato commovente che... È giusto. Senti, allora, ci tocca, ragazzi. Degli spettatori. Ci tocca, gli spettatori io me li terrei quasi per ultimo, perché insomma... perché veramente... E chi vogliamo ringraziare? Allora, per prima cosa io vorrei... qui sul palco insieme a noi il padrone di casa, ma che non è soltanto il padrone di casa, che veramente è stata il motore, la locomotiva di tutto quello che si è creato qui. Quindi io vorrei un applauso per Francesco Scarano. Francesco Scarano. Il teatro Lendi è suo. Buonasera, produttore di E che teatro, grazie, amico, grazie. Fratello, anima, motore, che è la ricerca. Quando un giorno venni qua, lui mi disse: questo è teatro, queste sono le chiavi, che vuoi fare? Pigati. A quel punto... Benedetto quel giorno. Benedetto quel giorno, perché... Benedetto quell'incontro. Non è che ti sei perduto, no? Non è... No, lui... da lì è cominciato a muovere il mondo intero, Francesco. E quindi è merito suo se abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. E siamo felici di essere stati ospitati da questo teatro straordinario che è il Teatro Lendi, da lui gestito in una maniera impeccabile. Lunga vita al Teatro Lendi, lunga vita al teatro! Francesco. Allora, grazie, ovviamente. Io non dire che sono emozionato è poco. E soprattutto sono
sono onorato, sono stato felicissimo di aver condiviso con queste straordinarie persone. Dire artisti è poco, perché in primis ho conosciuto delle persone eccezionali che hanno dato vita a un qualcosa di straordinario in un periodo difficilissimo, complicatissimo. Quello che è successo, quello che è nato in una fase della mia vita, ma in una fase storica in generale, così buia, così complicata, è stata una vera e propria rinascita. Mai mi sarei aspettato di fare una cosa del genere. Ne ho fatte tante fino ad oggi, ma mai mi sarei aspettato di fare una cosa del genere e mai mi sarei aspettato che questa cosa fosse così straordinaria. Io l'ho detto all'inizio, lo ripeto, io ringrazio veramente il giorno in cui ho iniziato a interloquire con te, a parlare di questa cosa. E sembrava una favola. Invece è nata come una favola, perché la cosa incredibile è che è nata come una favola, perché poi a un certo punto il pubblico ha deciso che noi tornassimo a fare un programma e in una diretta Facebook qualcuno ha cominciato a dire: perché non facciamo una colletta? E poi a un certo punto è arrivato un altro pazzo come noi, che è Maurizio Imparato, che è lì. Che se vuoi salire, vieni. Che è il, diciamo, un grande esperto di crowdfunding, che è questo termine che poi alla fine noi diciamo sempre che è una colletta per trovare un pallone, che è Super Santos, e ci ha fatto capire come potevamo fare. E il pubblico ha fatto di tutto, poi l'incredibile, fino a raccogliere quasi 20.000 euro per darci il là, per poi far partire questa macchina enorme, perché è una macchina in un teatro enorme con tante telecamere, luci. Poi da questo Francesco ha trovato gli sponsor, che noi vogliamo anche ringraziamo tutti. Assolutamente. Certo. Assolutamente. Istituto Le Mascotte, Marican, Union Gas e Luce, Cardito 1, La Fiammante, Studio Dentistico di Caprio, Farine Caputo, Tergè e Caseificio Iovine. Grazie. E sopra in alto ce n'è un altro, sopra prima di... Picanorente. L'abbiamo talmente imparato. Esatto. Vogliamo ovviamente ringraziare anche tutti i tecnici qua, gli operatori, i cameraman. Grazie. La parte fonica, le luci, Gabriele Falmo alla regia. Enzo Tartaro, Andrea Russo. La regia di Marco Russo, che ci ha messo a disposizione veramente dei mezzi straordinari per fare un programma di altissima qualità. Voglio poi ringraziare in particolar modo Televomero, nella persona di Giovanni Tajani, che quando l'ho chiamato per parlare di questo progetto, subito ci ha aperto le porte per poterci mandare in onda, e noi lo ringraziamo in una maniera enorme. Ovviamente non so se dimentichiamo qualcuno, però io vorrei a questo punto ringraziare noi. Ce lo meritiamo. Sì, ringraziare noi e ancora una volta ringraziare il pubblico, lo dico, tutte le oltre 300 persone che hanno fatto in modo di darci il via. Ma ovviamente tutto il pubblico che comunque ci vuole bene, a prescindere da tutto, certo, e noi certo. Grazie. Siamo grazie. Stati grazie onorati di aver grazie fatto... a tutti e 300 circa che hanno contribuito. No, perché penso che abbiamo fatto una cosa unica forse nella storia, quantomeno del crowdfunding, ma penso anche della televisione. Però poi consentitemi di ringraziare a noi questa squadra fantastica. Come cominci tu? No, è difficile cominciare, perché questa è veramente la famiglia. Questo è un gruppo bellissimo. Ma ha fatto tanti programmi, però con persone così no. Comincio io? Vai. Elena Vittoria, guardate qua, guardate. Guardate qua, guardate. Morena! Amedeo Colella! Grande mitico professore! Cocco Bello! Grande Giorgio! Claudia Federica Petrella! Pier Macchier! Ciro Salatino! Grazie Ciro! E questi straordinari musicisti!
gli Afro Blu. Gli Afro Blu. Paolo Forlini alla batteria. Roberto D'Aquino al basso. Al basso. Maurizio Fiordiliso alla chitarra. Paolo Sessa alle tastiere. Elen Tesfaghi. Fatemelo fare per una volta. Ecco, brava. Nino D'Angio e Alan De Luca. Grazie, grazie, grazie. Compagno di mille battaglie. Grazie a tutti. La maggior parte vinte. Allora, io vorrei dire un'ultima cosa. Mi piacerebbe che questo spettacolo diventasse live. E per poterci incontrare con le persone dal vivo, credo che sia una formula anche atipica e nuova. E abbiamo con noi una persona che di teatro ne capisce. Io lo dicevo dall'inizio, no? Noi addetti ai lavori, che sia dalla parte, ecco, di un gestore di un teatro, una produzione teatrale, degli artisti, abbiamo sempre un dovere nei confronti del pubblico. In questo caso abbiamo un grande dovere perché abbiamo messo su una cosa veramente straordinaria, quindi questo spettacolo deve assolutamente andare avanti, lo dobbiamo portare anche live, lo dobbiamo portare assolutamente nelle piazze, nei teatri, ovunque si possa fare spettacolo dal vivo. Ma tu sei pure dal vivo. Ovunque. Quindi lunga vita e che teatro, e sono convinto che questa squadra è difficilissima, è 14 persone in palcoscenico, tante altre persone, ecco, dietro le quinte, ma quando si parla di persone del genere, cioè, diventa tutto molto più facile. Le fatiche enormi che abbiamo fatto non sono state fatiche, perché è stato veramente tutto straordinario. Tutto straordinario. Speriamo che ci possa essere ancora un continuo anche televisivamente di Ecche Teatro, questo non lo sappiamo, ovviamente da parte nostra ci farebbe soltanto una grande gioia. Francesca, a questo punto noi dobbiamo chiudere in allegria, sì. E ovviamente abbiamo... È il nostro dovere. Allora, ci trucchiamo. Facciamo una cosa, ci trucchiamo. Noi ci vestiamo... ci vestiamo, sì. Ci vestiamo da coro gospel. Attenzione, per te, c'è un guarda. Coro di eccezione stasera, allora. Sì, sì, guarda che facciamo. Guarda. Un evento ci mettiamo straordinario. Qua, perché ovviamente oggi è stato un po' una sorta di Whitney Day. Sì. E quindi a questo punto noi, Coccobello, io, Alan e Colella... ti facciamo da coro gospel. I miei coristi. La lancio? Ma che onore. Ma sì. I wanna dance. Grazie ancora a Francesco Scarano, a te, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I wanna dance.
E che teatro è stato presentato da Il Pubblico Generoso, Union Gas e Luce, Marican, Picano Rent, Istituto Le Mascotte, La Fiammante, Studio Dentistico Di Caprio, Iovine Mogusto.